Ok, eccomi qui, che cosa vuoi? Aspetta. Avanti qui dentro. Schizzo, che succede? Beh, se entri lo scoprirai. Ho pensato alla tua proposta. Che vuoi sigillare la caverna a nord dell'accampamento per fermare le orde che attraversano i nostri campi. Ok. Il problema è che Mike non è riuscito a trovare della miccia, o sbaglio? No. Ma io so dove recuperarla. Proprio qui. È impossibile. No, so che cosa pensi, no. Capisco. No, è nel cuore del territorio dei ripugnanti. L'ultima volta che hai sono preso le medicine che hanno salvato no. Il tuo amico. Prendiamo la miccia, salta alla caverna, pum, ciao ciao orda. Era una tua stracazzo di idea. Senti, hanno sigillato il cazzo di confine, hanno sigillato il tunnel. Se passassi da lì, scoppierebbe una guerra. Senti, ho un piano. Tra parentesi, verrò con te. Così ti salvo il culo. E porta con te più armi che puoi. Se va bene non servono, ma non si sa mai. Poi raggiungimi qui. Conosco un sentiero che valica Iron Ridge. Cosa? Proprio stai qui. Dicendo? Fidati di me. Cristo santo. Ci stai? Ti aspetto lì. Oggi ho dell'ottima merce. Schizzo, sono pronto. Stai venendo? Ti ricordo il luogo dell'incontro, a ovest di Melaqua Lake. Sì, ci sarò. Eddie, sei lì? Sì, dico che c'è. Io... ho trovato il cane per Boozer. Ha funzionato, come avevi previsto. Sono contenta. Sei un buon amico. È fortunato a poter contare su di te. Nick, sei lì? Sì, Boozer, che c'è? Volevo solo ringraziarti. Non c'è di che, fratello. Insomma, mi ha seguito lui, sai. Non voleva lasciarmi. Che avrei dovuto fare? Ehi, c'è su. Bravo. Calma. Sì, certo, ti ha seguito lui. L'ho chiamato Jack. Bene, Jack ne sarebbe stato lieto. No, credo proprio. Per questo l'ho fatto. Fai il bravo. A cuccia, su. Su, basta adesso. Ok. Dick, devo andare.
Ehi! Che stai facendo? Il nostro piano è di entrare dalla loro porta sul retro. A piedi? Non si era detto di andare a piedi? Che è successo quando sei entrato a fare casino con la moto? Touché. Ehi, non ci vedranno nemmeno. Ero Mike che mi ha riferito che ti ha inviato a un incontro con Carlos. Un attimo, te l'ha detto il vecchio? No, è che... D'accordo, non è un problema che tu lo sappia, immagino. D'altronde ormai siete parte del campo. Beh, deve essere andato bene, visto che stiamo per entrare, com'è che hai detto? Dalla loro porta sul retro, giusto? L'incontro, intendi? Ah, sì, è andato alla grande. È stato come trattare con delle scimmie ubriache strafatte di fenciclidina. Ma sai che ti dico? Sempre che non ci becchino stanotte, l'accordo del vecchio potrebbe reggere. Anche se io e Boozer ci siamo appena scontrati con loro a Rob Cap. Ehi, Carlos ha detto che è stato un malinteso. Ripugnanti che hanno agito da soli. Ci ha assicurato che non accadrà più. E tu gli credi? E io che cazzo ne so? Sono solo un tirapiedi di Mike, come te. Merda. L'hai sentito? Sì, lupi. Credi siano infetti? Beh, lo scopriremo presto. Come hai fatto l'altra volta? C'era una vecchia scala di legno, abbandonata dai minatori, speleologi o che. Forza! Vieni qui. Dammi una spinta. Sei pronto? Sì. Vai! Ci sono! Guardati intorno, vedi se la scala è lì da qualche parte. Io do uno sguardo qui. In fretta, dobbiamo entrare e uscire dal territorio dei ripugnanti entro la notte. Ah sì? Dimmi qualcosa che non so. Lupi, occhio! Ci penso io! Centro. Era l'ultimo. Schizzo! Schizzo, dove diavolo sei? Resisti, ci penso io. Ok. Era ora. Sì, varrà qualche credito. Occhio alla testa! Ok. Tra i documenti di Mike, ho trovato una mappa con questi vecchi sentieri del servizio forestale. Iron Mike sarebbe felice di sapere che l'ho visti tra la sua roba. Fin quando non lo sa, non può incazzarsi. Certo. Comunque, come vedi, il sentiero è messo male. Sulla mappa è segnato come chiuso. Lo vedi? Sì, un falò dei ripugnanti. Ne avevi mai visto uno? No. Loro li chiamano raduni. Danno sfogo a ogni sorta di schifezza. Facciamo il giro. Meglio evitare quegli schizzati. Fanculo, voglio vedere. Hai istinti suicidi? Non più. Senti, voglio solo vedere che combina questa gente. Requiescati in pace, cedi all'oblio e cazzate simili. Ok, ok, ma stammi vicino. Se ci dividiamo, rischiamo grosso. Ti seguo.
Aspetta un attimo. Uno che ha subito i loro rituali, o come li chiamano, mi ha detto che i ripugnanti sono strafatti di fenciclidina o chissà che. Non provano dolore. Prendiamo la larga. Volevo dirlo io. No. Hai mai visto nulla del genere prima? No, mai. Neppure io. Per questo dobbiamo stare attenti. Se ci beccano, non li fermiamo neanche con i proiettili. Hai ragione. Stai giù! Merda! Dobbiamo lasciare la strada. Sì. Forza, tagliamo per i campi. Sicuro che sia di là? Fidati! Sicuro sia la direzione giusta? Sì, perché? Un tempo bazzicavo con la moto da queste parti. Cosa? Mia moglie lavorava qui, in un laboratorio di ricerca a est di Iron Butte. Comunque, conosco la zona e sono sicuro che il complesso dei trasporti è nella direzione opposta. Proseguiamo. Vedrai. È da questa parte. Diavolo è stato. Ripugnanti usano i corni per attirare i furiosi. Andiamo. Il dolore. Sì. Cristo santo. No, lasciali. Non siamo qui per iniziare una guerra. Solo un secondo. Qualcuno, mi prego. Forza. Dai, dobbiamo andare. No, lasciamo in pasto ai furiosi. Cosa? No. Scherzo, non possiamo abbandonarla. Noi non siamo venuti qui per questo. Merda. Sì, ok. 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 Ce l'ho. Ha le gambe rotte. Non può resistere a lungo. Dobbiamo muoverci. Fallo e basta. Ehi, tesoro. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Tranquilla, è tutto ok. Dobbiamo tagliare da qua.
Tutto ok? Sì, sto bene. Hai fatto la cosa giusta. Piantala, schizzo. Ci siamo passati tutti. Piantala. Sono fuori di testa. Hai mai visto il loro leader, Carlos? No. È il più pazzo di tutti. Ha cicatrici su schiena, gambe, braccia. Lo dico sempre a Mike. Non si può trovare un accordo con degli psicopatici. Te l'ho detto, schizzo. Non mi metto contro Iron Mike. Dai, ci sarà un altro modo per entrare. Ehi, un attimo. Diamo un'occhiata in giro. Che stai dicendo? Non sappiamo cosa ci aspetta, meglio controllare. Potrebbe esserci qualcosa. Beh, ok, perché no? Da un'occhiata in giro e vedi se trovi qualcosa. Potrebbe servirmi. Allora, proviamo questa porta. Oh, rallenta, non sappiamo che c'è dentro. A quest'ora della notte non abbiamo nulla da temere. Aspettaglie. Non l'ho visto. È stato così veloce che... Sì, sì, succede. Già. Ehi, Dick. Ti devo un favore. Sul serio. Ah, non preoccuparti. Ora... aiutami, possiamo passare da qui. No, non mi convince. Forza. Va bene. Ma dobbiamo proprio... Abbiamo scelta? Sei pronto? Tira! Passa sotto, io la reggo. No, 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 vai tu, ce l'ho! Vai! Vai, vai, vai! Ehi, tienimela! Oh, merda! Accidenti! È bloccata! Tira! È bloccata! Okay.
Non fa niente, senti, tu fai il giro. Prova ad aprire la porta laterale da dietro. Dick. 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 Merda. Allora, ti è piaciuto? Che ne dici? Piace così? Andiamo, andiamo, andiamo. Sei in piedi. Andiamo! Ma che diavolo? Sono rimasto chiuso in un magazzino con un mucchio di larve incazzate. Come credi che vada? Una passeggiata. Ok, ecco, la porta è aperta. Per la miseria. Stai bene? Sì, solo una piccola larva, eh? Dai, non perdiamo tempo. Cerchiamo la miccia. Allora? L'ufficio del capomastro è lassù. È lì che la tengono. Ah, fantastico. Come ci arriviamo? Ah, forza, ti do una spinta. Aspetta, vuoi che vada per primo perché temi qualche brutto incontro? Ah, mi hai beccato. Forza. Sì, ok. Bene, sei pronto? Sì. Su, ok, su! Accidenti. Ok, ci sono. Dammi un secondo. Trova qualcosa da usare per salire. Tieni, occhio alla testa. Andata.
Ehi, deve essere questa. Bingo. Tieni aperto, io la prendo. Perché non posso farlo io? Cos'è, non ti fidi ancora? In realtà mi fido. Adesso. Avanti, andiamocene. Scherzo, comunque, volevo ringraziarti. Ma di niente. Per essere venuto con me e avermi dato una mano. Cazzo, non... No, dico sul serio, non eravamo esattamente i benvenuti all'Lost Lake. Ehi, piantala, ok? Schizzo, tornati all'accampamento. Perché non... Che cazzo fai? Mi spiace, non avevo scelta. Tu sai chi sono? No. Pensavo che i ripugnanti non avessero nome. Seguiamo il cammino. I miei seguaci. Tutti loro hanno rinunciato ai propri nomi. Tranne io. Per ora. Carlos. Ho ottenuto il nome e anche i ricordi di quando tu e Boozer e Jersey Jim mi bloccavate e Jack mi piantava una fiamma sulla schiena. Oh sì, ricordo le grida, tranquillo. Ricordo un'altra lezione che appresi quel giorno, una lezione importante. Tutto ciò che sei, ciò che ti rende l'individuo che sei, oh, puoi cancellarlo col fuoco. Finché non resta nient'altro che il tuo nome. Ecco cosa sono i furiosi. Un'altra lezione. Per questo motivo dobbiamo essere proprio come loro. Ok. Vogliamo farlo o vuoi uccidermi a parole? Oh, allora vogliamo farlo? Dico, San John. Ma non lo faremo da soli, dico bene. No, no, noi non potremo mai farlo senza il nostro Boozer, giusto? Dobbiamo chiudere il cerchio insieme, tutti e tre. Uno di meno. E ora? Ancora una decina? Forse di più. Ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio noi tre! Tu, io e Boozer ancora vivi. Riuniti assieme qui, alla fine del mondo. Che cazzo hai fatto, Boozer? Lui non è qui. Ma arriverà. Molto presto. Ah!
Sei davvero tu? Li ho visti portarti dentro. Lisa. No. Non mi chiamo così. Seguo il cammino. Non ho più un nome adesso. Noi non lo abbiamo. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti. Lisa, ascoltami. Sai perché? Vogliamo diventare come loro. Come i furiosi? No. Perché loro non ricordano ciò che hanno perso. Chi hanno perso? Lisa! La tua anima! Lo sento. Sentilo! Sì, sentilo! Cancellano il tuo nome! Ti conducono all'unica mente! Devo farmi capire. Se mi vedessi, se per il tempo qui. Sei il redento! Lisa! Accetta la redenzione! Accetta! Ti feriamo per redimerti! Annullati nel vuoto dell'unico cammino! Redimiti! Sentilo! Non si apre. Senti il dolore, sentilo! Sappera via la tua identità, la tua anima, sentilo! Una passeggiata. Sentilo. Cos'era quello? Il farò, dove diavolo è il farò? Farò, non si può non vederlo.
Eccolo, ora. Dov'è la mia roba? Lo prendo io. Ho una domanda. Come funziona? Eh? Lascinate qui le persone e fate le vostre schifezze. Poi le derubate. I resti li gettate nel falò qui fuori. È questo che fate? Cristo santo. Oh, ciao. Ah, sì. Ho un'altra domanda. Dov'è il mio gilet? Cosa? Il mio gilet, la giacca di pelle, la mia cazzo di giacca. Chi l'ha presa? Non lo so. Ok. Aspetta, è andato via. L'ha preso e se n'è andato un attimo fa. Unisciti a noi. Ah! Ci sono. Da che parte? Si è mosso da poco. Da che parte? Sono fresche. Eccolo lì. Ehi. Fammi un favore. Levatelo. Recideremo la tua anima! Grazie. Cedi all'oblio, stronzo.
cosa si è mosso. Sei nell'oblio? Non sarete mai prescelti. No! No! Sei che cazzo di oblio, stronzo! Lisa, ascoltami. Ok. Sanno che mi hai liberato, quindi non sei più al sicuro. Vieni con me. No! Bene, non venire con me, ma non puoi stare qui. Devi scappare. O ti uccideranno. Questo lo capisci? Vai! Unicamente. Boozer, mi senti? Boozer, se mi ricevi, ascolta, è stato schizzo, mi ha venduto. I ripugnanti, Boozer, stanno arrivando. Avverti Iron Mike. Sempre utile.